conosciuto con Padre Pio da questo luogo significativo del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino e da questa rappresentazione semplice di Gesù nell'orto del Getsemani. Questo era un luogo dove Padre Pio sostava spesso. Ce lo raccontano tantissime targhette che sono disseminate all'interno del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo, anche dello stesso giardino, perché lungo questo viale quante passeggiate, Padre Pio. Ecco, vogliamo raccontarvi di una passeggiata in particolare. Era il 14 marzo del 1933. Padre Pio aveva 46 anni. Siamo in un periodo molto triste della vita di Padre Pio. Padre Pio era praticamente segregato, non poteva incontrare nessuno, non poteva celebrare la messa in pubblico. Il Sant'Uffizio aveva dato disposizioni rigidissime nei confronti di questo frate minore cappuccino che ha visto privarsi un po' di quello che era il suo importante ministero. Che cosa successe? Beh, il giorno prima, il 13 marzo, Pio XI chiama d'urgenza Monsignor Pasetto e gli dice di venire qui a San Giovanni Rotondo. Viene insieme a Monsignor Bevilacqua, che già conosceva un po' fatti e persone, dato che era già stato qui nel 1927. Qual era il motivo di questa visita? Beh, il motivo di questa visita era di evitare che uno dei figli spirituali di Padre Pio, Emanuele Brunatto, pubblicasse un libro che andava contro il Vaticano, Gli anticristi nella Chiesa di Cristo. Nella Posizio leggiamo una testimonianza di padre Carmelo da Sessano che disse: quel giorno quando ho letto questo libro, ecco, dopo la pubblicazione, perché poi questo libro sarà pubblicato, quella notte non ho più dormito. Pensate un po'. Monsignor Pasetto e Monsignor Bevilacqua giunsero qui a San Giovanni Rotondo per intervenire su Padre Pio affinché lui scrivesse a Brunatto, ecco, richiamandolo ed evitando appunto di pubblicare questo libro, cosa che Padre Pio fece, dopo qualche giorno lo fece. Monsignor Pasetto arrivarono qui alle 8 del mattino, difatti Padre Pio era da solo nella sacellum per disposizioni, poi poteva celebrare la messa da solo nella cappellina del convento e quindi poté parlare con loro soltanto intorno alle 10, quindi andarono a mangiare insieme, poi Padre Pio si ritirò nella cella. Monsignor Pasetto ebbe l'opportunità di parlare con il padre guardiano, si appartarono vicino a questa immagine e parlarono di Padre Pio. Monsignor Pasetto mi chiama in disparte e per una buona mezz'ora passeggiamo lungo il viale nel giardino dove ci sono i cipressi con in fondo l'edicola di Gesù agonizzante nell'orto. Certamente il colloquio fu incentrato su Padre Pio e gli restò tanto ammirato per la sua umiltà, docilità e su tutto il suo comportamento. Lo riconobbe come un vero e proprio uomo di preghiera, tutto di Dio. E dalla relazione che fece Monsignor Pasetto, Papa Pio XI, ben informato, cambiò valutazione nei riguardi di Padre Pio. Più tardi se ne videro gli effetti. Infatti alla fine della segregazione di Padre Pio, e questo avvenne soltanto nel luglio del 1933, fu proprio Pio XI che a Monsignor Cuccarollo disse: Padre Pio è stato integrato et ultra. Sarete tutti contenti voi cappuccini. È la prima volta che accade nella storia della Chiesa che il Sant'Uffizio si rimangi i suoi decreti.